la prima gira. Guardi! C'è una rissa! Auguri a te, dai! Tanti auguri a te, tanti auguri a Giulietta, tanti auguri a te. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video e oggi il compleanno di Giulia. Ho fatto una, adesso stiamo andando per una torta. Rieccoci, oggi è il 19 marzo, auguri in ritardo a tutti i papà, ed è anche il compleanno di Giulia, perché oggi è un anno, è già passato e non ce ne siamo neanche accorti. Stiamo tornando dalla pizzeria, siamo andati a mangiare fuori. Come vi avevo detto nell'ultimo video, ci sono qui i miei cognati con i miei nipotini. Siamo stati, purtroppo siamo già alla fine in realtà, perché domani è il giorno di partenza. Mi sono goduta davvero tanto questi giorni. Ogni volta dicevo vabbè, oggi inizio a vloggare, però poi niente, fuori, giochi, bambini, fai questo, fai quello. E sono volati. Però oggi è il compleanno di Giulietta, quindi ne teniamo a memoria di questo giorno, perciò facciamo un piccolo vlog, anche se sono già le 4. Adesso noi stiamo tutti correndo a casa, perché insieme a mia cognata devo finire di preparare l'allestimento in casa, perché così poi diamo inizio alla festa. Mentre ho iniziato io, ragazzi. Mi hai dato l'idea, ma la mano è mia. Sì, allora ieri notte lui con mio cognato si sono messi a fare l'addobbo. È uscito, più o meno è uscito, non era esattamente così semplice ovviamente come il tutorial diceva, però in qualche modo ci siamo un po' ingegnati ed è uscito. Daniele stava anche cadendo sui palloni. Stavo. Quindi loro adesso andranno a prendere la torta, perché alla fine la torta l'abbiamo ordinata. Non sarebbe stato possibile farla io, no, anche via del tempo e tutto. Ma poi ci saranno anche altre due coppie di amici. Non sarei stata, cioè, non sapevo neanche come fare una torta per così tante persone. Era per il tempo. Sì, dimmi Enea. Io voglio l'acqua. Tu vuoi l'acqua? Va bene, ogni volta che usciamo sembra che facciamo le gite e voglio l'acqua, io ho fame quando arriviamo. Comunque questo, perciò adesso noi andiamo a casa e vediamo di finire di preparare così l'allestimento, perché poi alle 5:30 iniziamo la festa. Farò vedere un po' qualcosina, come ci divertiamo, vediamo, anche perché saremo in tutto, quante persone siamo? 10 più 4, 14 più 3, 17, saremo 17 persone più 6, 7, 8, 9 bambini. No, siamo 8 adulti. Eh sì. 8 adulti e 9 bambini. 8 adulti e 9 bambini, quindi vediamo quello che riesco a fare. Niente. Ci teniamo un pochettino in compagnia, ci aggiorniamo dopo e basta. Enea, Mirko, ecco Giulia, Mirko, togliamo questa tuccia, dai! Mica sta salutando, saluta pure tu Enea! Guarda che c'è il cognato,
Vedi che gente mediata che mio cognato è dietro, salutate. Salutate. Va bene, ci vediamo al prossimo. Ci vediamo dopo. Fantastico, è semplicissimo. Saluta. Ma chi l'ha detto? Ciao a tutti. Un bacino. Ciao a tutti. Ciao. Sette, sì, bravo. Ok, Mirko, tu fai una torta? Bravissimo. Io intanto vediamo se riesco a leggere un pochettino. Ok, Giulia. A Giulia? Sì, per Giulia. Per Giulia, sì, attenzione. Cosa dobbiamo fare? Aspetta. Piano, no. Guarda, faccio piano. Finta. Eh sì, però... Ok. Buongiorno. È passato qualche giorno, perché oggi è martedì. Noi abbiamo ripreso la nostra routine. Infatti i bambini sono ritornati all'asilo. Oggi è una bellissima giornata. Cos'è? Un gelato? Sì. Che gusto?
fragola, cioccolata, l'anguria e arancia. Ah, ok, proviamo questo gelato. Buono? Sì, un po' no. L'arancia un po' meno, con la fragola, tutte queste cose. Però poi a me piace il caffè il gelato. Solo caffè. Ok. Caffè. Arancia, guia, fragola, cioccolata e caffè. Ok, tutto il bancone del gelato. Oddio, buonissimo. Ok, basta, mi è pure caduto. Basta, non ne voglio. No, basta. No. Va bene. Arrivati il caffè, grazie. Con la crema? Sì. Caffè con la cremina, buonissimo. Allora, dicevamo. Che i bambini hanno ripreso l'asilo. Oggi è una bellissima, bellissima, bellissima giornata. Siamo intorno ai 16 gradi. Così ho pensato di far giocare anche fuori un pochettino i bambini. Io mi sono portata uno dei Dylan Dog che mi manda mio papà con i pacchi. Vediamo se riesco a leggere qualche pagina. Ne ho letta una e mezza fino adesso, perciò la vedo un po' difficile. Comunque questo solo, un saluto veloce perché poi ci vediamo su, così vi racconto un po' com'è andata questa settimana con i miei cognati, i miei nipotini, perché qui c'è troppo rumore, poi c'è il sole, non vedo nulla, basta, così ci vediamo sopra. Qui c'è Giulia con la sua bottiglina dell'acqua, top, ci vediamo dopo. Niente, sono le... che ore sono? Sono le 5:20 e mi sono svegliata 10 minuti fa. Mi sono messa sul divano, a un certo punto non so come, avevo Giulia in braccio, ci siamo addormentati tutti. Né e Mirko ancora stanno dormendo, ne approfitto di questi ultimi 10 minuti per raccontarvi due cose e poi li vado a chiamare, se no stanotte facciamo le due. Ancora c'è un po'... i ritmi sfasati, mi sono addormentata. Vieni qua, fatti vedere, ecco, anche Giulia tutta rossa. Siamo addormentate insieme, abbracciate, vero? Io, Manina, vero? Quindi vi dicevo, questa settimana è stata bellissima, non bella. Sono stati 7 giorni sereni, ma penso che l'aggettivo migliore sia che sono stati felici, sono stata veramente molto molto bene. 7 giorni per recuperare il tempo perduto in tutti questi tempi, perché sì, vabbè, uno si sente, grazie a Dio, il cellulare un po' ti avvicinano. Ti puoi sentire le foto, le videochiamate, però non è come vedersi di persona, quindi è stato tutto un raccontarsi, chiacchierare anche fino a notte fonda, molto 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 fonda, quasi mattina, ecco perché ancora ho i ritmi così, ma è stato veramente bello. Peccato che ovviamente è durato molto poco, e poi le partenze, la partenza anzi, è stata un po', è stata traumatica per tutti, per grandi e per piccoli, e soprattutto Enea e mio nipote Loris di 8 anni sono tra i bambini quella che l'hanno sentita di più, perché gli altri sono più piccolini, quindi non è che tanto capiscono queste cose. E niente, mi ero fatta dei programmi, ma sì, faccio i video così, faccio i video cosa, filmo qui, filmo là, in realtà no, il tempo è passato così, però sono felicissima, e quindi questo. Adesso, come vi ho detto prima, abbiamo ripreso la routine, Giulio intanto fa casino. Penso che si spera di poter tornare alla mia programmazione in qualche modo di sempre, quindi almeno quei 2 video a settimana di farli, visto che in questi 2 mesi più o meno è stata abbastanza, tra una cosa e un'altra è stata
Un po' così, anzi ne approfitto per ringraziarvi del fatto che comunque ci siete ancora, siete tutte lì, anzi siete pure aumentate. Grazie ovviamente sempre per tutti i messaggi, io non, per quanto posso non riesco a rispondervi sempre a tutte, quindi a volte rispondo, ci sono i cuori, qualcuno ogni tanto a seconda dei momenti rimane senza risposta, però non, è impossibile, veramente. Quindi di cuore, no, Giulia, no, no, ecco qua. Vabbè. Che altro dirvi? La festa è stata bellissima, la torta l'avete vista, felicissima della torta, anche la festa, i regali, Giulia, vabbè, li avete visti nel video, Giulia li ha visti praticamente uguale, cioè 2 secondi il tempo di tipo togliere la carta e spariva, 9 bambini quel giorno, non lo so neanche cosa è successo, però è stato molto bello, ci siamo divertiti tantissimo. Poi che altro vediamo, cosa mi viene in mente da potervi raccontare? Boh, niente, questo. Quindi, ah no, 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 vi faccio vedere una cosa, un regalo che è una chicca, è stato portato da mia cognata, so che mia cognata mi guarda durante le sue camminate mattutine, cioè guardate qua, guardate qua, cioè no, guardate che cosa mi ha portato, cioè... Ma quanto è bello! Cioè, mi ha detto è tornata la zampa, è tornata la zampa d'elefante, quindi ho preso questo per Giulia. Cioè, vi immaginate? Intanto qui continuo. Troppo, troppo bello. Troppo bello. E vabbè, dai, a posto così. Grazie di cuore a tutte quante. Promessa, 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 ritorniamo alla vita di prima, ai miei soliti vlog di prima. Adesso li vado a chiamare perché sono appunto quasi e mezza, e in più inizio a portarmi un po' avanti per la cena perché ho cose nel frigo da dover consumare, tra cui ho della pasta sfoglia, vediamo un po' come la facciamo, però voglio anche fare un po' di patate al forno perché anche di quelle ne ho un pochino, proprio le voglio fare non nella friggitrice ad aria, ma proprio nel forno, metodo classico. E basta. Un bacio grande, grande, grande così. E noi ci vediamo al prossimo video.